Questo non è male. Hanno arato il raccolto esistente. Invece di portare via l'intero raccolto, ne hanno lasciato un po' e lo hanno arato di nuovo, in modo tale che rimanga un po' di humus. Ma guardate quest'altro. Anche qui hanno tagliato un po' di raccolto, ma hanno incluso anche il partenio e le altre erbacce nate, che sono considerate velenose. Possiamo fare cose straordinarie. Quando ero in fattoria, c'era molto partenio. Usavo quelle erbacce di partenio per pacciamare. Una pacciamatura molto densa per le mie noci di cocco e le mie piante di mango. E ho scoperto che se irrigavo le mie noci di cocco e i miei manghi, dopo 25 giorni, se scavavo solo con la mano per circa 20 centimetri, era ancora umido. Quindi se irrigavo una volta al mese era sufficiente. Era diventato tutto più semplice usando il partenio. Quindi qualsiasi vegetazione, qualsiasi foglia verde significa fotosintesi. Sei tu che giudichi ciò che è utile e ciò che non è utile in base a ciò che è commestibile o meno. Ma non è questo il modo di vedere le cose. Ogni foglia di colore verde ci indica che è attivo il fenomeno chiamato fotosintesi, che sta generando zuccheri di carbonio con l'aiuto dell'energia solare. Questo è un dono. Possiamo usare qualsiasi tipo di erbaccia per arricchire il suolo. Quindi questo deve avvenire. Non dobbiamo distinguere fra piante amiche e piante nemiche. Tutte le piante che sono di colore verde eseguono questo fenomeno chiamato fotosintesi. Usando l'energia perpetua del sole, costantemente arricchendo il suolo con zuccheri di carbonio e materiale ricco di carbonio, dobbiamo capire che tutta la vita, compresi voi e me, è fatta di carbonio. Il carbonio non è una cosa negativa, non limitarti a seguire libri di testo e pensare che il carbonio sia una cosa negativa. Nessun libro lo dice, ma le persone stanno capendo così. No, il carbonio è la base della vita su questo pianeta, deve solo essere nel posto giusto, questo è tutto, deve essere nel suolo. This very body is soil. My body, your body, everybody. Is just soil body.